fisica no problem, problema 41, pagina 34. Rocchetto di Ruhmkorff con un primario e un secondario di identiche dimensioni, stessa lunghezza, stesso diametro e diverso numero di spire, 300 spire il primario, 10.000 il secondario. Per amplificare il campo B, il nucleo comune dei solenoidi è un materiale ferromagnetico con 1.000 di permeabilità magnetica relativa. La corrente nel primario passa ripetutamente da 20 mA a 0 ogni millisecondo mediante l'apertura e la chiusura ripetuta dell'interruttore dello strumento. Calcolare la tensione indotta ai capi del secondario. In pratica è la FEM indotta. Questa è la situazione con il primario colorato di rosso e il secondario colorato di nero. La cosa importante è che il primario è sempre alimentato da una FEM esterna, quindi un generatore esterno, mentre invece il secondario non è alimentato, ma è lui che fa da alimentatore quando per esempio si mette un carico, un utilizzatore, fra questi due poli. Questo è l'interruttore che chiude e apre continuamente il circuito primario. Circuito primario che è un circuito RL. Infatti l'induttanza è quella del primario, cioè della solenoide, qui colorato in rosso, da 300 spire. Quindi questo circuito RL si apre e si chiude continuamente con questo interruttore. Il meccanismo di apertura e chiusura automatica è complicato. Comunque ogni millisecondo apre e chiude questo circuito. Dunque la corrente sale secondo la solita curva esponenziale e poi scende immediatamente con l'apertura del circuito, sale e scende in continuazione. Il testo ci dice che in un millisecondo la corrente scende dal valore massimo, che è 20 mA, fino a 0. Quindi 20 mA, 0. Se non ci fosse questo interruttore che apre e chiude in continuazione, la corrente arriverebbe a un certo valore asintotico e praticamente poi resterebbe costante. Ma allora il rocchetto di Ruhmkorff non potrebbe funzionare, perché una corrente costante darebbe origine a un campo B, un campo induzione magnetica, che sono queste linee orizzontali, costante. Questo campo B va a fare flusso, un flusso attraverso le spire del secondario, che sono queste nere, e che qui ho chiamato flusso del campo B1 attraverso 2, che è il solenoide secondario. Ma questo flusso sarebbe costante, e quindi il secondario non reagirebbe, perché il secondario reagisce soltanto alle variazioni del flusso magnetico che l'attraversa, secondo la legge di Faraday, Neumann, Henry e Lenz. Se invece il flusso magnetico che l'attraversa, quindi il flusso di B1 del primario attraverso il secondario, se questo flusso rimane costante, il solenoide secondario non reagisce e non produce nessuna FEM qua in uscita. Dunque la funzione dell'interruttore è quello di aprire e chiudere il circuito in modo che questa corrente sia variabile in continuazione e lo sia di conseguenza anche il campo B, che si accende e si spegne in continuazione all'interno del solenoide primario, e quindi anche il flusso che fa questo campo B, questo campo B1, il flusso pure è un flusso che aumenta e diminuisce in continuazione. Ora facciamo vedere che sia il campo B1 che il flusso hanno questo andamento di accensione e spegnimento, quindi come la corrente elettrica, quindi la corrente sale e scende in continuazione, e lo stesso andamento ce l'hanno sia il campo B1 che il flusso indotto nel solenoide secondario. Il motivo è questo, che il campo B1 si calcola con la solita formula che conosciamo. Ricordiamo di mettere μr, quindi 1000, che è il fattore di amplificazione dovuto al materiale ferromagnetico inserito all'interno del rocchetto di Ruhmkorff. E poi ci sono le N1 spire del primario a generare questo campo B1. Vediamo la relazione di causa-effetto, passa la corrente I1 e si genera un campo B1 proporzionale. Quindi questo già dimostra che B1 ha lo stesso andamento della corrente elettrica I1. Quindi se questo è l'andamento della corrente, B1 ha lo stesso andamento. Poi andiamo a calcolare il flusso di questo B1 attraverso il secondario. Basterà moltiplicare B1 per l'area che attraversa. L'area sarebbe l'area delle spire del secondario, quindi S2 l'area di una spira,
del secondario per il numero di spire del secondario, quindi per N2S2. Infatti N2S2 è l'area complessiva del solenoide secondario. Sostituendo al posto di B1 questa formula e riaggiustando i termini in modo da isolare I1, abbiamo tutto questo coefficiente qui davanti che chiamiamo M, possiamo chiamarlo coefficiente di induzione, e il suo valore, andando a sostituire i valori mi0, mir, 1000, il numero delle spire 300 e 10.000, l'area di ciascuna spira che è pi greco raggio alla seconda, raggio 5 cm, e poi la lunghezza, quindi 40 cm, andando a sostituire tutti questi valori, questo coefficiente di induzione è 74 Henry. L'unità di misura newtons per quadrato, qua sopravvive metro quadrato sopra, metro sotto, sopravvive metri, newton per metro, joule, joule su ampere quadrato, Henry. Dunque abbiamo adesso dimostrato che il flusso concatenato con il secondario è proporzionale alla corrente del primario. Questa è la relazione, la costante di proporzionalità è questo M74 Henry, ma soprattutto la relazione di proporzionalità ci dice che l'andamento nel tempo del flusso concatenato con il secondario è lo stesso andamento che ha la corrente nel primario, e questo giustifica di nuovo questo grafico, cioè lo stesso grafico è sia la corrente nel primario che il campo B generato dal primario che anche il flusso concatenato, flusso magnetico concatenato col secondario, stesso andamento. Il flusso magnetico concatenato col secondario ci serve per trovare la FEM, infatti la FEM ha origine dalla legge di Faraday, Neumann, Henry e Lenz, cioè siccome il secondario avverte un flusso concatenato, un flusso magnetico concatenato che è variabile, allora reagisce a queste variazioni di flusso magnetico generando una FEM. Qui ho riportato graficamente sia la derivata del flusso concatenato, quindi la derivata di questo Φ2B1, e poi cambiando di segno questa derivata, mettendo il meno davanti, viene fuori il grafico della FEM. Vediamo infatti come si ottengono questi grafici. Innanzitutto la derivata di questo, vediamo che la derivata sappiamo che rappresenta la pendenza della retta tangente, quindi all'inizio la derivata è massima, positiva, poi piano piano questa inclinazione diminuisce mantenendosi sempre positiva, e quindi abbiamo la derivata che cala. Poi improvvisamente l'inclinazione si porta a un valore negativo perché la funzione da crescente, il flusso magnetico diventa decrescente, quindi si porta al valore più negativo di tutti perché in questo momento la funzione flusso magnetico è la più decrescente di tutti, quindi si porta al valore più negativo, poi mantenendosi sempre decrescente la funzione, quindi derivata negativa, diminuisce un pochino l'inclinazione e quindi questa derivata va verso zero, e così via. Poi basta metterci il meno davanti, quindi rovesciare questo grafico rispetto all'asse orizzontale dei tempi, e si ottiene la FEM. La domanda del problema è quanto vale il modulo di questa FEM massima, perché questa è una FEM oscillante che assume valori negativi, positivi, negativi, positivi, e anche di valore, non solo di segno, ma anche di valore variabile. Quello che ci serve è il modulo di questa massima FEM. La FEM oscillante l'ho riportata anche qui con questi segni, più meno, meno più, perché cambia in continuazione, e noi vogliamo il valore massimo, positivo o negativo, di questa FEM. Ricordiamo che noi sappiamo che in un millisecondo la corrente varia di 20 mA. Questo ci permette di fare una stima approssimativa della rapidità con cui varia il flusso magnetico. Infatti noi prima abbiamo calcolato il flusso magnetico concatenato col secondario, MI1, ora ne facciamo la derivata, la cambiamo di segno per trovare la FEM, quindi meno la derivata di questo flusso magnetico, quindi meno MI1 punto. A noi interessa il modulo e in particolare poi il valore massimo ci interesserà, quindi togliamo il segno meno, il modulo della FEM è M per il modulo della rapidità di variazione di questa corrente.
Questa derivata non possiamo calcolarla esattamente istante per istante, ma possiamo calcolare il rapporto incrementale, perché noi sappiamo che in un millisecondo la variazione di corrente è di 20 mA. Quindi invece di calcolare la derivata istante per istante, che è pure un valore variabile da istante a istante, ci conviene calcolare, diciamo, la derivata media, il valore medio di questa derivata, cioè semplicemente il rapporto incrementale delta I su delta T senza passare al limite per delta T che tende a 0. Quindi il rapporto incrementale rappresenta una stima grossolana approssimativa della derivata istantanea. È una specie, anzi è una derivata media, quindi alla fine con questo rapporto incrementale senza passare al limite invece della FEM noi otteniamo la FEM media e il massimo valore di questa FEM media l'abbiamo quando la corrente compie la sua massima variazione, che è di 20 mA in un millisecondo di tempo. Quindi andiamo a sostituire i valori, mettiamo appunto 20 mA in un millisecondo, questo è il rapporto incrementale, cioè quanto varia la corrente in quanto tempo, moltiplichiamo per m che abbiamo calcolato prima e troviamo 1,48 kV. Questa è la massima FEM che ci dà il nostro rocchetto di Ruhmkorff. Vediamo l'unità di misura. Henry ampere diviso secondo deve fare volt. Infatti Henry è joule su ampere quadrato, ampere secondo, ampere va via un ampere, quindi rimane joule che è coulomb volt diviso ampere secondo. Ampere secondo però è coulomb. Infatti ampere è coulomb al secondo, quindi se vado a sostituire rimane soltanto il coulomb qua sotto. Coulomb si semplifica col coulomb e quindi rimane volt. Ultima osservazione, il rocchetto di Ruhmkorff è un apparecchio in grado di generare alte tensioni a partire da un primario alimentato a bassa tensione e anche volendo con una bassa corrente, come in questo caso soltanto 20 mA. Per generare queste alte tensioni in uscita, sfrutta il fenomeno dell'induzione elettromagnetica e utilizza vari espedienti di amplificazione. Uno è quello di mettere un materiale ferromagnetico all'interno per amplificare il campo B. E l'altro espediente è quello di prendere solenoidi con molte spire. Infatti, in questo modo, questo coefficiente M risulta molto grande, 74 Henry è un valore molto grande. Vediamo infatti la presenza del fattore di amplificazione e permeabilità magnetica relativa, quindi 1000, e il numero delle spire dei due solenoidi. Inoltre, come vediamo da questa formula, per ottenere una grande FEM in uscita, il rocchetto di Ruhmkorff non basta che abbia un grande valore di questo coefficiente M, deve avere anche una corrente rapidamente variabile nel tempo. E la corrente rapidamente variabile nel tempo si ottiene attraverso questo interruttore che agisce, che opera delle aperture e chiusure rapidissime. Infatti, in questo problema, ogni millisecondo si apre e si chiude l'interruttore, provocando una netta, veloce variazione di corrente da 20 mA a 0 a 20 mA a 0 e così via. Quindi il ruolo dell'interruttore che apre e chiude rapidissimamente è cruciale.